Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ultimamente ho accumulato tantissime letture e per mancanza di tempo non ho potuto parlarvene, tuttavia penso sia arrivato il momento di recuperare. Il primo libro che ho letto è La ragazza e l'inquisitore di Nerea Riesco, laureata in giornalismo e insegnante di scrittura creativa. La storia è ambientata in Spagna nel 1600, durante l'Inquisizione spagnola, periodo storico spaventoso che vede l'Europa stretta nella morsa della follia della caccia alle streghe. Il romanzo è un intreccio di realtà storica e di finzione e segue le vicende di due protagonisti, Salazar e Mayo. Salazar è un inquisitore in missione nel Paese Basco per conto dell'arcivescovo di Toledo, incaricato di sradicare il pericolo rappresentato dalle streghe. Tuttavia, Salazar ha imparato a diffidare di tutto, ha perso la fede in Dio e non crede né al diavolo né alle streghe. Ha ricevuto centinaia di confessioni, ma ha capito che è difficile, se non impossibile, distinguere tra la verità e la follia collettiva indotta dalla paura. La sua strada è destinata a incrociarsi con quella di Mayo, sedicenne, esperta nelle erbe e negli incantesimi, alla disperata ricerca della donna che l'ha allevata, ed Eva, splendida curandera, che dopo essere stata condannata a morte per stregoneria è scomparsa nel nulla. E per riuscire a trovarla, ritiene che l'unica via sia quella di seguire Salazar passo dopo passo. Nel romanzo realtà e finzione si intrecciano, dando vita ad una trama ben costruita. L'autrice è appassionata di storia e si nota, poiché la parte storica è molto curata. Pensate che nelle ultime pagine la Nereo stila un elenco di tutti i testi da lei consultati per la costruzione del suo romanzo. Una particolarità che ho trovato molto carina riguarda il fatto che all'inizio di ogni capitolo vi sono i titoli degli incantesimi che a quei tempi venivano eseguiti per ottenere diversi risultati, come una pozione d'amore, un unguento che lenisce le irritazioni o che guarisce le ferite. E all'interno dei capitoli si trova proprio la ricetta utile a preparare questi incantesimi, con l'indicazione dei singoli ingredienti e degli strumenti da utilizzare. Il personaggio di Salazar è sicuramente il mio preferito perché si mette in discussione e non è anche lui vittima del delirio generale di quell'epoca. Sembra proprio che bastasse accusare una donna di stregoneria senza avere uno straccio di prova per vederla imprigionata e poi bruciata viva. Una pecca di questo romanzo probabilmente è lo stile narrativo. L'autrice è spesso eccessivamente prolissa e si perde nelle descrizioni. Non si tratta infatti di una lettura veloce e scorrevole, ma di una lettura lenta e a volte anche stancante, ma nel complesso non mi sento di sconsigliarla, anzi, gli amanti del genere storico, e in particolare coloro che vogliono saperne di più sull'Inquisizione spagnola, possono dare una possibilità a questo romanzo. E siamo arrivati alla fine di questa recensione flash. Speriamo di recuperare presto con tutte le altre letture. Intanto vi mando un bacione grande, vi abbraccio, ciao!